Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Nadia e sono una decoratrice di interni. Il video di oggi lo vorrei dedicare ad un altro produttore di grande tendenza che fa mobili di raffinata eleganza e di un design senza tempi. Parliamo di Lema Mobili, quindi se questo video è del vostro interesse, continuate a guardare. Oggi Lema è sinonimo di raffinato gusto estetico, design di interni senza tempo, ma anche di tecnologia all'avanguardia, materiale di altissima qualità, durabilità nel tempo e garanzia 100% made in Italy. La storia del marchio ha inizio negli anni 30, quando Angelo Meroni apre nel cuore di Brianza un laboratorio artigianale specializzato nella produzione di mobili su misura. Negli anni 50 aprono il primo negozio a Milano, ma il momento decisivo del marchio arriva negli anni 70, quando i figli Luigi e Enrico fanno la transizione dalla produzione artigianale a quella industriale. E il resto è solo storia. Oggi l'universo Lema offre una vasta gamma dei prodotti, tra quali un programma flessibile e ricco in scelta per comporre guardarobe e cabine armadio, dando la possibilità di personalizzare e realizzare progetti al centimetro. 4 sistemi a giorno componibili a moduli, a spala e 2 più recenti librerie modulare e un sistema di contenitori, pensili, madie e boiserie. Una ricca collezione di complementi tra tavoli, tavolini, credenze, madie, specchi e molto altro. Una collezione firmata di imbottiti in stile moderno, divani, poltrone, sedie, panche, puff, letti e molto altro. E infine un sistema brevettato Air Cleaning System. Di questo e altro ne parliamo nel video di oggi. C'è da dire che ci sono tante belle cose da scoprire sul marchio italiano Lema, ma ci sono almeno 5 validi motivi per amare l'arredamento di questo marchio italiano. In primis, produce arredi di serie su misura. Nei cataloghi dell'azienda c'è una vastissima scelta proposta di serie per la modulistica, finiture e componibilità, permettendo di personalizzare qualsiasi ambiente senza costi aggiuntivi di tali su misura. I sistemi modulari su misura per la zona giorno e per la zona notte è garantita dal profondo know-how tecnologico. Inoltre, quando diciamo Lema, parliamo di eccellenza italiana tra innovazione e tecnologia basata su 5 pilastri fondamentali: flessibilità compositiva, estetica raffinata, alta qualità sia in termini di materiale che di lavorazioni, possiede un forte DNA unico e irripetibile, anticipando i gusti e creando tendenze. E infine assistenza post vendita che garantisce continuità e disponibilità dei materiali a tempo lungo. Oggi l'azienda ha 3 divisioni distinte realizzando diverse tipologie di prodotti. In primis mobili per la casa, in secondo la divisione contract dedicata all'hotellerie, ristoranti, eccetera, e in terzo posto forniture per ufficio. Nella costante ricerca per l'eccellenza, Lema apre collaborazioni con i migliori architetti e designer al mondo. In primo posto c'è Piero Lissone, che è art director di Lema dal 1994. Suo studio, aperto con Nicoletta Canesi nel 1986, Lissone & Partners, sviluppa progetti internazionali di architettura, interior design, product design e graphic design. Per Lema firma negli anni numerosi progetti e in qualità di art director coordina insieme all'officina design Lema lo sviluppo e l'aggiornamento di tutti i sistemi modulari e delle collezioni Lema Casa. Tra i prodotti più recenti firmati da Piero Lissone sono i tavoli Sesto, Luce e Memo, le sedute Hati e Ombra e la cabina armadio su misura Hangar. Abbiamo appena menzionato l'officina Design Lema, che è l'anima progettuale di Lema, una squadra di creativi e anche tecnici che traducono in prodotti reali e ambientazioni alla filosofia e al DNA del marchio. I prodotti realizzati di più recente sono le cabine armadio 99 e Open, il sistema giorno modulare Selecta, gli armadi Tecna Piana e Prima, i letti Semillon Picolite e Madama.
Ma ci sono anche molti altri grandi nomi, ad esempio Tito Agnoli per l'EMA firma nel 1978 lo Scaffale, il primo sistema a giorno modulare del marchio. Vittorio Prato firma i tavoli Sosia. Ludovica e Roberto Palomba per l'EMA disegnano diversi progetti, tra i più recenti sono il comodino cilindrico Top, il tavolo 2C, libreria Quala, specchiera Mir, il letto imbottito Softland e altro. Roberto Lazzaroni inizia la collaborazione con l'EMA nel 2008, per cui firma negli anni numerosi progetti. Tra i più recenti abbiamo la serie Lucille, composta da una lounge chair, sedia, poltroncina pranzo e sgabello. La sedia Lucy, la lounge chair Werner, i tavolini Mr. Zeng e Flowers, il tavolo Jump, la maglia Rainbow, le console Victoria e Victor. Lo studio Charlie firma per l'EMA la maglia conchiglia, Flaviano Capriotti firma il letto Edel, mentre Francesco Rota per l'EMA firma numerosi progetti a partire dal 2011 come la Dormeuse Eido, il tavolino Courtyard e il contenitore Courtyard, il Daybed Yard e anche il divano componibile, stesso nome Yard, la libreria Plain ma anche i divani Warp, Snap, Nail e Cloud. David Lopez, studio Quincoces Drago & Partners, collabora con l'EMA per cui firma diversi progetti di grande successo, tra questi la cassettiera a isola Area, il sistema a giorno modulare LT40 personalizzabile, gli armadi Warm, Seriasse e Keen, i tavoli Filo e Alamo, la console Ela e la poltrona Alton. Tuan Nguyen Studio per l'EMA firma il tavolo Wow. Lo studio Kairos firmano i contenitori verticali Totò, le mensole Mini, il tavolino comodino Silo, il letto Teo, il tavolino con o senza cassetto Sign. Tokuin Yoshioka firma lo specchio Mirage, mentre studio Cairoli e Donzelli firmano la maglia Picture e l'armadio Naika. Christophe Pillet firma per l'EMA numerosi progetti, tra quali il tavolo Graceland, la panca multifunzionale Fence, la poltrona Berger Lady Jane, il divano modulare Brick Lane, i tavolini Mansion e Deck, lo scrittoio Novelist, la console Novel, il contenitore Stuart e la maglia Long Island di grande successo. Poi c'è Raw Edges Design Studio che firma per l'EMA la libreria Buchen, mentre Alessandro Dubini firma per l'EMA il contenitore Nine e lo specchio Vanity. Werner Eislinger firma per l'EMA la lounge chair Wing, Daniele Studio firma il letto Maddox e le poltrone Alma e Maddox, mentre Ferruccio Laviani ha firmato per l'EMA la lounge chair Popsy e il puff Todd. Gordon Guilamier firma numerosi progetti come la poltrona e divano Lennox, la sedia imbottito Baby, mobile contenitore Faroe, i divani Mustique e Yermin, sedia e poltroncina Tabi e anche la poltrona Fantino. Neri & Hu Design & Research firmano per l'EMA la sedia By Lu. Matteo Nunziati, a partire dal 2013, va a firmare diverse collezioni tra quali la maglia Marble Arch, la maglia Glance e il divano Kaiwa. Mentre Carlo Marelli e Massimo Molteni per l'EMA disegnano il tavolo Terra, i contenitori Luna e Ortelia e l'armadio Cea. Johan Lindstein firma per l'EMA il puff Notch. Paolo Lucidi e Luca Pevere firmano per l'EMA il tavolino Notte. Daniel De Biasi e Federico Sandri firmano per l'EMA il contenitore Notte Tip. Giancarlo Veni firma l'armadio Kiri. Chiara Andriati firma per l'EMA il tavolo Boulet e la poltrona e divano Taiki. Mentre Analogia Project firma per l'EMA lo specchio Oculus. Gabriele e Oscar Burati iniziano a collaborare più recente firmando una serie di prodotti tra quali il divano letto Yaki, il divano modulare Venice, tavolini Ortis, Puff Alley, tavolo Gullwing, Madia Florence e infine Federica Biasi firma la panca Uma. Ma con questo le collaborazioni non si fermano perché ogni anno l'EMA sceglie nuovi artisti, nuovi designer e architetti da aggiungere a questa bella squadra di menti creative per darci nuovi progetti da godere nelle nostre case e uffici.
Serve anche menzionare che l'EMA è un'azienda che porta un grande rispetto per le problematiche ambientali, pertanto aderisce alle normative che privilegiano l'uso di processi e materiali sostenibili, preferendo vernici ad acqua e limitando le emissioni nell'atmosfera. E infine vorrei ricordare l'anno 2017 quando l'EMA inaugura il primo flagship store di Shanghai in Cina con l'EMA Air Cleaning System, un dispositivo innovativo brevettato, rivoluziona il concetto di armadio che assume in primiera mondiale il ruolo attivo di sanificatore degli oggetti personali in esso contenuto, un tema molto attuale dato la pandemia Covid. L'EMA oggi è tra i miglior player del Made in Italy nel mondo. È l'espressione di un lifestyle sofisticato e contemporaneo, un luogo dove il design esprime uno stile di vita lontano dal caos e dalla vanità, conferendo un'atmosfera luminosa, leggera e fatta per dare pace e serenità, proprio quello che ognuno di noi vogliamo trovare tornando a casa propria. Vi invito ad andare direttamente sul sito del produttore per vedere tutte le collezioni e le novità in corso del marchio. Io intanto vi ringrazio della vostra attenzione, fatemi sapere se avete delle domande nei commenti sotto il video, sarò lieta a rispondere a ognuno di voi. Intanto statemi bene, noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!